si faceva riferimento a una certa tecnologia che era stata superata da un'altra tecnologia più moderna, più efficiente, migliore. Ebbene, è arrivata questa segnalazione, io ho preso carta e penna, ho scritto immediatamente all'assessore Musta, all'assessore dei lavori pubblici della provincia, dicendo guarda che succede così e così, è meglio ovviamente avevo un input tecnico, guarda che qui determinati filtri non possono essere questi qua ma devono essere questi altri perché questi altri danno maggiore garanzia per più per questo, e dopo 20 giorni l'assessore Musta mi ha felicemente confermato che avevano modificato il bando e che avevano preso i filtri più efficienti, spendendo una pacca di soldi in più peraltro, perché alla fine c'è anche un problema di spesa, ma chi se ne frega, diciamo tutti, della spesa laddove si tratta della nostra salute? Chi se ne frega tranne quello che ci mette i soldi, che ovviamente deve anche averceli. E noi abbiamo la fortuna di avere nella provincia autonoma un interlocutore che ancora ha certe disponibilità, per fortuna, perché altrove queste cose non succedono e sono costretti magari a rinviare il progetto o a prendere i diritti peggiori perché non riescono a pagarsi. Ecco, detto questo come inciso, ma mi pare che questo aneddoto rappresenti esattamente il pensiero che voleva esprimere io. Abbiamo bisogno non solo evidentemente nell'inceneritore, ma anche in tutti gli altri settori della vita pubblica, di avere persone preparate all'interno dell'amministrazione, con una rete di conoscenze efficace che faccia riferimento a coloro che sanno, per poter intervenire tempestivamente quando serve in tutti gli ambiti della vita civile. Chi è in grado di fare questo? È forse in grado di farlo una destra che a livello locale è l'accozzaglia di personaggi più squinternati, più slegati e più moderata, sono un centrista sostanzialmente, non sono un estremista, no? Però non ho mai dubitato che la sinistra sia il settore della vita, non solo politica, ma anche della vita sociale quotidiana italiana, dove vanno a stare i cervelli pensanti, non fossato per quello che vota. La controprova è quelli che votano, cosa votano gli altri, no? Ma sono meno pesanti che non sono dall'altra parte. Non sono pesanti, infatti vanno lì e si adeguano come tante pecore nel gregge. Ma io non voglio parlare male di Berlusconi perché è uno sport nazionale che non porta a niente. Non è che serva, non si vince parlando male degli altri, si vince dimenticando che noi siamo bravi. E questo è un errore che facciamo tanto noi a protesini di lingua italiana. Perché noi a protesini di lingua italiana abbiamo una sana abitudine. Siccome abbiamo accanto a noi la partnership di lingua tedesca, bella, compatta, dura, che fa quadrato, e loro sì che sono bravi, e loro sì che quando c'è da decidere, un poco cane decide, non c'è il capo che decide e le cose poi alla fine funzionano, no? E noi invece poverini siamo sempre disfigati. Cavolo vero che siamo disfigati noi. Noi abbiamo nella nostra comunità cittadina e nel nostro gruppo linguistico italiano fiore di persone. Basta che non succeda che ogni volta che qualcuno di questi sale sul piedistallo ci diamo lo sport nazionale di tirare le uova, perché è proverbio italiano questo, uno va sul piedistallo e tutti questi sono tirare le uova. È un'esperienza che ho fatto direttamente, come sapete io sono arrivato a fare sindaco da nulla, non avevo un percorso politico alle mie spalle, quindi ero convinto, guarda tutti amici, che bello, adesso divento sindaco, porco cavolo, devo prendere l'ombrello per ripararmi, no? Perché è chiaro, a quel punto succede così. Bene, dobbiamo evitare di ricadere in questo errore. Noi abbiamo le professionalità, abbiamo le capacità, abbiamo gli uomini, abbiamo le donne, abbiamo le risorse umane per poter dire la nostra in un'ottica di sviluppo collettivo, di una terra che è comunque diversa. Noi abbiamo una terra di quella popolazione appartiene a storie, a culture, a provenienze differenti, non possiamo negarcelo. Quindi il nostro ruolo non è quello di arroccarci e di sfruttare a nostro vantaggio la proporzionale per difendere il singolo posto del lavoro, anche questo dove è possibile, ma non è così che noi ci facciamo forti. Noi ci facciamo forti perché quando c'è un problema, gallina, c'è un problema sui rifiuti, è gallina che lo risolve, non dica sul centrale, porco
ma italiano assolutamente, per cultura, per lingua, per estrazione, per capacità. Dico Galina perché sei qui ovviamente, perché ce ne sono tanti altri. Galina perché lo conosce, è il direttore del nostro servizio a sporto rifiuti, uno dei massimi dirigenti della situazione. Ecco, questo volevo dire perché adesso siamo in un momento cruciale. Noi non solo dobbiamo vincere le elezioni comunali, noi dobbiamo sfatare il mito che Bolzano è una città di destra, che non è vero. Bolzano non è una città di destra. Bolzano è una città in cui un sacco di gente si è fatta fregare dal mito del contrapporsi a petto a petto degli italiani contro i tedeschi. E allora votate noi perché noi sappiamo contrapporci. Sembra detto che gli italiani del mondo si sono fatti strada contrapponendosi petto a petto. Si sono fatti strada aguzzando l'ingegno in tutto il mondo, e quindi perché no anche qui da noi, aguzzando l'ingegno e andando a trovare per tutta la comunità in cui si trovano le soluzioni che il resto della comunità non riesce a trovare. Questo è quello che fanno gli italiani del mondo, questo è quello che noi dobbiamo fare qua. Io credo che grazie anche alla pochezza dei nostri avversari odierni dobbiamo sfruttare assolutamente l'occasione per riconquistare la maggioranza tra gli italiani. Io vorrei, ho un sogno, che al 17 di maggio i risultati dicano che i partiti della destra hanno preso nettamente meno voti di noi. E allora ragazzi, dobbiamo farci una palla. Votiamo e facciamo votare. Grazie a tutti.